queste minacce di ripresa terroristica sono sicuramente delle minacce consistenti. Emma Bonino, come Barack Obama, anzi il nostro ministro degli esteri, sul tema dell'allarme lanciato dagli Stati Uniti, anticipa il presidente americano che nella notte italiana spiega all'America e al mondo che l'allerta lanciato non è affatto esagerato e ribadisce che l'estremismo radicale di stampo islamico purtroppo è sempre lì, minaccioso. Insomma, l'allarme globale non cesserà, almeno sin dopo la fine del Ramadan, prevista per il 9 di agosto. Un'allerta che non vuol dire, secondo Obama, rinunciare alle vacanze, modificare piani e viaggi. Serve solo massima attenzione e prudenza. Sono 28 le sedi diplomatiche americane, ma anche di molti altri paesi occidentali che rimarranno chiuse. Quello che Obama invece non conferma è che è in corso, secondo l'antiterrorismo americano, una vera e propria corsa contro il tempo, perché la minaccia è stata presa molto sul serio dalle autorità americane dopo le intercettazioni telefoniche di al-Zawahiri e del suo sodale yemenita al-Wa'ishi, a cui ne sono seguite altre che chiamerebbero in causa esponenti ulteriori di quella che è oggi Al-Qaeda. Secondo i rapporti di intelligence, la cellula terroristica che potrebbe colpire sarebbe già sull'obiettivo, ma non si sa esattamente quale sia e quando potrebbe essere sferrato questo attacco. In mano ai jihadisti potrebbe poi esserci un nuovo tipo di esplosivo in natura liquido e difficile da intercettare con i sistemi di sicurezza di cui si dispone nei paesi da sempre considerati possibili obiettivi di azioni terroristiche. L'esplosivo sarebbe stato messo a punto da Ibrahim al-Aziri, l'uomo che viene descritto come il nuovo artificiere dell'organizzazione fondata da Osama Bin Laden. Insomma, via tutti dallo Yemen, da cui è partito l'allerta americano, e occhi aperti in mezzo mondo, come consiglia lo stesso Obama, che affianca la situazione in corso la vicenda di Snowden, non tanto per collegamenti tra le rivelazioni dell'ex analista della CIA e l'allarme attentati, ma per la scelta russa di concedergli asilo temporaneo per un anno. Una decisione, dice Obama, che mi ha deluso profondamente, ma che non mi impedirà di partecipare al prossimo G20 di San Pietroburgo, dove è previsto da tempo un incontro con Vladimir Putin.